giorno. Abbiamo appena portato a scuola Dread questa mattina. Ancora mi hanno chiesto in 80 come si chiama, che i loro bimbi parlano di Dread a casa e poi i genitori non capiscono come si chiama sto figlio. Deve essere una cosa difficile come per noi la cota qua. Ossia, cos'è che c'è? Vieja. Sì. Vieja. Cioè, è una... è difficile perché per noi non è una come si dice, un suono ecco riprodotto nella nostra lingua, nel nostro idioma. E per loro deve essere molto difficile chiudere un nome con una consonante, non lo so. Cioè, io continuo a dire Dread con la D final, però cioè no, zero. Dretto. Cioè qua è dretto. Cioè non ce la faccio, io continuo a dire no, senza la O, Dread, con la D finale. Cioè no, non ce la fanno. Non ce la fanno, non ce la fanno, non ce la fanno. E deve essere un problema, quindi, visto che è una cosa comune. Cioè col primo pensi, ma sto qua non è tanto sveglio. Col secondo magari dici, ma... Cioè col terzo, quarto, quinto, tutti dici ok, allora è un problema di lingua proprio. Vabbè, andiamo a bere il caffè con i signori che abbiamo conosciuto ieri. Bene, abbiamo bevuto il caffè. Sono fantastici. Si chiamano Fausto e Andrea. Stasera poi ve li presento. Non ho ancora chiesto se telecamere accese o telecamere spente, però mi dà l'idea di telecamere accese. Stasera andiamo fuori a cena con loro perché ci hanno invitato a cena e noi siamo contentissimi di uscirci. Adesso corriamo perché c'è il tipo che deve vedere il camper che ci sta aspettando. Sta facendo i canari, cioè, stavolta siamo noi. Sì, certo, sono sempre in ritardo loro, cioè. Ah, quindi se l'hai guardata bene fuori. Grande, grande, andiamo, andiamo. Sono? Ah, era di fianco al camper. Ha sbagliato camper però. Lo sa? No, non è la che lo guarda. Ah. Era bellissimo se aveva parcheggiato nell'altro. Per me adesso dice com'è, c'è la matricola italiana, è già lì che si fa la para secondo me, tipo. Eccoli qua che ci aspettano. Tranquillamente se non andare a rompere il contachilometri o algo che dopo mi va a cambiare il cable Bene, sono già andati via, adesso abbiamo un po' di cose da sbrigare, quindi vi abbandono, vediamo cosa ci pensano qualche giorno come al solito. Insomma, il nostro lavoro è farlo vedere, quindi non è che possiamo pretendere che ogni persona che viene compra il camper, insomma, se no sapete che noia. Ci sono i curiosi, ci sono quelli che vengono a vedere, però insomma si aspettano qualcosa di diverso. Chissà questi cosa hanno nella testa, sapete voi? Io no. Quindi ora mi mangio una caramella al caffè, anche se ho appena preso il caffè. E andiamo a comprare qualcosa da mangiare per oggi, che poi dobbiamo preparare il furgone, perché domani va via di nuovo. Guardate che bello che è arrivata la Calima, cioè bello una parola grossa, con il vento e il mare così. Secondo caffè da Pablo oggi. Ah, non c'ho la borsa. Vai giù te. Tentiamo l'impossibile. Sono l'1:06
dobbiamo cercare di mettere dentro la roba in lavanderia. Sembriamo tipo in lavanderia prima di partire per andare a prendere Dread, che andiamo a prendere Dread partendo da qua alle 13:15, sono le 13:06. Ripeto, dobbiamo mettere dentro, perché così poi torniamo, prendiamo mettiamo in asciugatrice, insomma tutto incastrato per uscire, ecco, andare fuori a cena e fare tutto. Oggi è veramente una giornatazza. Dobbiamo solo sperare che sia libera. Hai visto la suerte che tenemos? Oh no. Ragazzi, siamo venuti a prendere Dread. C'è la calima che sta aumentando sempre di più. Non si vede moltissimo, vedete, un po' offuscato, però non si vede proprio oltre lì, e là in fondo ci dovrebbe essere il mare. Ora vi faccio vedere quando siamo più vicini. Cioè, adesso dalle telecamere del telefono non è che si vede molto, però quello in lontananza, dietro a queste palme, cioè è mare, che noi lo vediamo grigio in questo momento, lo vediamo, però voi non lo vedete, vedete tutto bianco e basta. Però calcolate che è bianco sul mare. Praticamente voi dovreste vedere in fondo, dietro quelle case bianche, dietro queste palme, ok? Dovreste vedere una riga più alta rispetto alle case bianche, che è blu, del mare, contrapposto all'azzurro del cielo. In realtà vedete tutto bianco proprio perché è tutto coperto. Boh, siamo già arrivati davanti alla lavanderia. Dread va giù con Nicola, deve far tutto il sacco, quindi non bisogna piegarli. Io resto qua perché siamo in carga e descarga, se viene la pula ci fa la multa, quindi sto qua un attimo, fanno una volata a mettere tutto dentro alla cuccia della Margot, come avete visto l'andata, e poi li pieghiamo direttamente quando siamo, insomma, là. Ora abbiamo esattamente, mamma mia, 3 ore per far palestra, lavarci e lavare la furgo per uscire per le 6:30 a cena. Allora, opa, mi metto qua dietro perché da quando ci hanno rotto una maniglia qua dietro entra l'acqua un po' da qua, e devo capire, mi ha chiesto Nicola, da dove cacchio entra l'acqua. Non si chiude più a dovere questa portiera. Quindi ci mettiamo qua comodi. Chi è che ci ha mandato un messaggio? Ah, un ragazzo. Ci mettiamo qua comodi e cerchiamo, insomma, di vedere da dove piffero entra l'acqua. Vediamo da dove entra l'acqua. Cioè, la domanda giusta è da dove non entra. È entrato ovunque, non si chiude proprio più bene. Si è proprio storta la... Perché si è storta? La portiera. Sì, perché si è storta? È successo questo furto? Hanno rotto la maniglia. Chi? Quelli che l'hanno affittata. Guarda fin dove è arrivata l'acqua. Sì, abbiamo qua vedo con le trecce, eh. Però si entra comunque. Cioè entra. Sì. Ciao! Ha ha ha.
Allora, questa sera eccoci qua nel solito ristorante Mi Piace. Direte voi, ma andate sempre a mangiare nei soliti posti con la gente, vero? È assolutamente vero. Siamo proprio abitudinari da matti noi. Bellissima serata, ci siamo veramente divertiti tanto. E Nicola sta finendo il furgone perché domani mattina alle 9 dobbiamo andare a prendere due ragazzi in aeroporto. Abbiamo accettato un check-in all'ultimo minuto ieri e quindi niente, dobbiamo fare tutto in fretta. Oggi avete visto che abbiamo lavato il furgone e domani deve andare via. Quindi domani mattina porteremo a scuola Dread e subito passiamo in aeroporto per andarli a prendere e poi li portiamo qua e gli consegniamo il furgone. Quindi non abbiamo neanche potuto continuare più di tanto la serata, anche perché Dread era un pochino stanco e domattina c'è la scuola, insomma. Comunque Fausto fa gelati, fa gelati artigianali, è una persona davvero tanto squisita. Andrea invece è un artista, è un pittore. Quindi sapete che seguendo le linee dello human design sono un proiettore che ama entrare nel profondo delle cose, quindi ovviamente sono quella che è entrata di più nella personalità, proprio riferendomi a Andrea e a Fausto, quindi il perché, il studiare i quadri di Andrea, il chiedere perché Fausto non si sia fatto un tatuaggio nella sua vita. è stato veramente un incontro fantastico. E poi c'era Fausto che faceva più domande a me, mentre Andrea che era affascinato assolutamente dalla vita di Nicola, nella quale si rispecchiava. Insomma, è stata una piacevolissima serata. Assolutamente un incontro proprio di personalità, gente che non si conosce dal punto di vista, ecco, superficiale, ma che un'interazione, ecco, si può chiamare così. Hai finito te? Nicola nel frattempo ha finito. Eccolo lì. Oscurità. Ho finito il furgone. Io ho già messo a letto Dread. Ve lo faccio vedere. Eccolo lì. Si è appena lavato i dentini. Ed è già nanna. Poverino, era cotto già a cena. E niente. Vi diamo la buonanotte. Nella speranza che tutti possiate godere di conoscenze in questa maniera qua, insomma, di andare a fondo delle persone e delle cose. Poi Nicola, non so, cosa? Si sta cambiando. Sono nudo. Non è vero. Dai, dai la buona a tutti. E dai la buona. La buona, figa. Oh. Buonanotte. Buongiorno, oggi è una giornata calorosa, freddolosa,
però leggera, nel senso che... Ma dov'è che suona sto telefono? Borso. Ah, c'è un altro telefono che suona. E... Ma guarda sto cretino che non ci dice niente. Parla di un giardino dove abbiamo visto un furgone. Si chiama Voglio. È marcio, è un Voglio. Adesso vediamo cosa si deve. Abbiamo buttato un sacco di robe, si deve smuovere un sacco di roba, quindi aspettiamo che si smuova. E quindi niente, cosa stiamo facendo? Stiamo andando in aeroporto a prendere ragazzi e dobbiamo andare nel furgone. Con tanto sonno questa mattina e una giornata fantasticamente calda che sta venendo fuori, senza ombra di vento. Con questo spettacolo della natura, perché quando c'è sto sole veramente è ancora prestino, ma tra un po' ci sarà da levarsi la felpa, insomma il maglioncino, e andiamo a bere un caffè da Pablo. Abbiamo già consegnato il furgone, quindi ora ce ne andiamo a bere il caffè della mattina, che siamo in super ritardo. Allora, abbiamo appena chiamato ed è arrivato il pannello solare che stavamo aspettando, quindi andiamo a prenderlo, così alla fine di questo affitto e prima del nuovo Nicola può fare il nuovo impianto fotovoltaico sulla furgo, insomma. Vamos! Oggi è arrivato il secondo pacco per il Volkswagen T3. Mo lo apriamo e vediamo cosa c'è dentro. Vediamo. Secondo me qua c'è un bel po' di roba. Porco cane. Allora, vediamo, qua c'è maniglia posteriore, poi non ho idea di cosa sia. Gli specchietto nuovo di stecca, specchietto 1, specchietto 2, poi questo. Qua le frecce, anche se c'è qua nuove di trinca. Vediamo come sono. Wow. Qui. Freccia 1, freccia 2. Poi carta. Qua c'è il kit delle guarnizioni, così, a occhio, così a occhio. Tutte le guarnizioni.
registrino. Kit 1 e kit 2 qua dentro. Perciò direi che ieri è arrivato il blocchetto di accensione, direi che ci siamo quasi con tutto. Io l'unica roba che manca, e non penso che siano qui, sono le maniglie, le altre due maniglie. Hai visto? Ah, è quello l'odore. Ciao. 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 Oggi giornata di consegne, terzo pacco, direi che qua dentro c'è la marmitta, speriamo. Eccola qua, la marmittata, anche questa bella nuova di nuova marmitta con la sua curva, direi perfetto, ci siamo, ottimo. Così chiudiamo tutto. E adesso aspettiamo le maniglie e i pistoncini del baule. Porque no puede comer nada, ¿te recuerdas? Allora, iniziamo ancora. Facciamo ancora così. Allora, vai, no, dimmi tutti te. Così tutto. Inizia per il Rei U. Il Rei U.
Vale. Il suo primo figlio è questo. Ok, dai, fai il teatrino. Dimmeli tutti te. Vediamo se te li ricordi tutti. Vai. Il rei U. Ciao. E il rei disse U. Vai, nel prossimo. Ecco. La reina A. La reina disse A. A, A e A. Sono la princesa I. La princesa I. Soy, entonces. Soy la princesa I. Io imparo da te, eh? Io sono la princesa O. Bravo! E sono tutte. Madonna! Io sono il principe. Io sono? Il principe. Eh? Il principe, bravo! E l'ultimo è il... Panadero. El panadero. Yupi. El panadero P. Perché una P? Perché para mí es una P. La princesa dice I, 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 I. Vale. La otra princesa dice O, 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 O. Dice, devi o. Dire. Ok, vale. Esto? Il principe. El principe. Principe dice. 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 Vale, leggiamo qua. No, mamma. Non tieni gana? No, è solo che non mi ha detto di fare questo. Ah, sì, no, 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 mira, mira. Mira, ti ho messo questo e il foglio è di due fogli. Tiene che leer también. Ho messo questo. Dai, leggi qua. Davvero? Vedi? È un foglio unico. Hai visto? Che c'è fronte e retro. Vai. Voglio fare questo. Vuoi fare questo prima? Sì. Vale. Poi. Queste cosa sono? 2A. Ok, devi cercare 2A. Bravissimo. Qui così. Va. Esattamente. Non so che domani dovevamo prendere il libro. Portare il libro. No, non è domani. Perfetto. E andiamo. Allora? Ora aspetta. Si dice... Ojo? Sì. E poi? Di che colore? Ah, ojo è di colore azul. Azul. Ok. Il rosso invece come si dice? Rojo. Ah, rojo. Ok, vale. E il giallo? Amarillo. Amarillo. Ok, grazie. Aspetta. Stiamo guardando una bellissima serie. Forse l'ho già detto. Ve l'ho già detto che stiamo guardando una serie su Amazon Prime. This is us. Ed è stupendo. Dai, andiamo tutti a letto.